Chiamo. Tutte persone non raccomandate. Alessandra Argiolas. Alessandra, c'è? Buongiorno, benvenuta. Responsabile marketing di Argiolas Formaggi. Buongiorno Alessandra. Simona Caratozzolo, direttore commerciale di Citro Food Group. Simona. Buongiorno. Evelina Crestellen del gruppo Women and Expo. Eccoci. Che saluta il ministro, il suo capo. È il mio capo. Saluta il suo capo. È giusto salutare i capi con elegante deferenza. E... mi perdoni alla parola. Diciamo che ci conosciamo un po' di tempo, me lo posso permettere, via. E rara avis in questo contesto, Alessandro Cattaneo, maschio, vicepresidente vicario dell'ANCI. Sarò solidalissimo con lei, sappia che io sarò... Tranquillo, ce la faremo. Per chi non ha sentito, il ministro Bonino ha detto a noi capita sempre, pausa, siamo sopravvissute. Aggiungo io, benissimo. Alessandra Argiolas, dal cognome si capisce che viene dalla Sardegna. Il pecorino va all'università e vai, cominciamo da qui, via. Si tratta di un progetto che è nato circa 13 anni fa, nasce dall'Università di Cagliari, che aveva come obiettivo analizzare il contenuto di acidi grassi saturi presenti nel latte sardo. Mi perdoni, allora, no, diamo gli elementi fondamentali, perché se no non si capisce. Uno, la sua impresa produce formaggi. Ok, la sua impresa è... In Sardegna dove? La mia impresa si trova in provincia di Cagliari, in un paese di 9.000 abitanti che si chiama Doglianova. La sua impresa è grande o piccolina? La mia impresa lavora circa 12 milioni di litri di latte all'anno e ha dai 50 ai 60 dipendenti in base alla stagionalità. La sua impresa vende in Italia e all'estero? Entrambi. La mia impresa, quanto più o meno? Abbiamo circa l'80% del fatturato in Nord Italia. E il restante diviso tra Sardegna e il resto del mondo. Ah, ho capito. Quindi lei ha messo la Sardegna col resto del mondo? Dopotutto siamo globalizzati, no? Senta. Lo stiamo dicendo dall'inizio. Oh, i suoi formaggi sono a portata di tutte le tasche oppure bisogna fare, come si direbbe, come si direbbe in un quiz televisivo, ci vuole un aiutino per comprarli? La mia azienda nasce negli anni 50, quando tutte le aziende della Sardegna, la maggior parte, si specializzavano in un particolare prodotto che è il pecorino romano, che è un prodotto esportatissimo. Mio nonno, che fondò l'azienda, invece decise di andare controcorrente e decise di produrre... Scusate, siccome stiamo parlando di una cosa serissima come il pecorino, io pregherei il fondo della sala di contenere il chiacchiericcio, grazie. Mi perdoni, sono serio quando dico che è serissimo. Prego. E decise di produrre una particolare nicchia di mercato, dei formaggi di altissima qualità, unici, ad alto tasso di innovazione. Noi continuiamo ad innovare fin dagli anni 50, proponiamo sempre tanti formaggi diversi. E qui arriviamo appunto il pecorino che va all'università. Arriviamo al pecorino universitario, esatto. Che voi avete fatto... In collaborazione con l'Università di Cagliari e di Pisa. E perché, che c'ha questo pecorino? Questo pecorino ha una composizione di grassi diversa rispetto ai normali pecorini. Cioè, abbiamo scoperto che ci sono dei pascoli naturali in Sardegna che fanno sì che il latte contenga naturalmente gli omega 3 ed un altro acido grasso che si chiama CLA, che vuol dire acido linoleico coniugato, che si vanno a sostituire ad una parte sostanziale di circa il 30% dei grassi saturi. Vabbè, quindi non dico che mi abbassi il colesterolo, ma ragionevolmente non me lo fa alzare. È stato testato all'ospedale di Cagliari su 42 pazienti per 21 giorni e ha abbassato in media il colesterolo del 7%. Ah, lo abbassa? Attivando accidenti. Un processo di riequilibrio metabolico. Guardi, due domande, abbiamo pochissimo tempo, però nella nostra chiacchiera di ieri, naturalmente mi sono preparato, è ovvio, non è che fossi così dotto sul pecorino sardo di alta qualità. Lei mi ha detto una cosa che mi ha coinvolto, cioè che
lei vuole non tanto l'allevatore coinvolto. Assolutamente. Cioè? Il latte è la parte fondamentale del nostro processo. Ovviamente, come ho detto, se facciamo un formaggio di qualità abbiamo la necessità di avere un latte di qualità. E qui nasce la collaborazione con i nostri allevatori, innanzitutto attraverso delle selezioni iniziali, attraverso dei pagamenti maggioritari a qualità, quindi più tu mi dai un latte buono, più io ti pago, quindi un surplus rispetto al prezzo base del latte, e attraverso appunto una filiera controllata, perché ovviamente per avere un latte con queste caratteristiche dobbiamo controllare quello che mangiano gli animali. E quindi, per passare dal particolare al generale, questo che lei mi sta descrivendo è un caso nel quale il territorio e il rapporto col territorio è diventato un vantaggio competitivo. Il nostro territorio è fondamentale, perché è quello che ci dà appunto questo particolare latte, che è una riscoperta poi della genuinità. È vero che le cose genuine fanno meglio. L'ultima, proprio un flash, allora... C'è la Sardegna e c'è il resto del mondo. Come una piccola azienda come la vostra va all'assalto del resto del mondo? Come ho detto, partivamo un po' svantaggiati per via della scelta iniziale, ma in realtà sono dei valori che ci portiamo avanti. Preferisco giustificare, diciamo, la qualità piuttosto che il prezzo piuttosto che la qualità. E quindi proponiamo al mercato dei prodotti unici, dei prodotti particolarissimi di elevatissima qualità, ma soprattutto dei prodotti personalizzati. Siamo arrivati a fare il Gouda di pecora biologico per gli olandesi. Cioè, avete fatto in Sardegna un formaggio olandese. Esatto. Ma gli olandesi lo sapevano. Lo sanno. Va bene, grazie Alessandra Argiolas, grazie tante. E adesso la signora delle arance rosse e dei limoni gialli. Vero Simona? Magari. Beh, la magari verità. Fossi l'unica signora delle arance rosse e dei la limoni signora gialli. Delle arance rosse e dei limoni. Che fate? Che cos'è? Citro Food che è? Dov'è? Che cos'è? Dov'è? Quanto è grande? Allora, che cos'è? Una bellissima e appassionatissima azienda di trasformazione agrumaria a Milazzo in provincia di Messina. Cosa facciamo? Molto semplice, acquistiamo limoni gialli, arance rosse le migliori e i più profumati mandarini, li trasformiamo e otteniamo due prodotti fondamentali, succhi e oli essenziali. La nostra azienda, che è una piccola media azienda perché è basata sul lavoro stagionale, si trova nella fase intermedia tra l'allevatore e il consumatore finale. Quindi voi fate sia, cioè serve sia per i succhi da bere che per magari prodotti di cosmetica? Per la profumeria, la farmaceutica, le bevande, gli aromi alimentari, insomma un po' tutto. C'è un tratto d'unione fra la sua storia e la storia della dottoressa Argiolas, oltre al fatto che siete isolane tutte e due, ma che è il discorso fra quantità e qualità. Lo riprendiamo assieme? Assolutamente. La nostra azienda circa 15 anni fa ha deciso di attuare una politica dedita soprattutto all'esportazione. Noi esportiamo dall'85 al 90% della nostra produzione. Abbiamo dovuto fare una scelta. Ci siamo inquadrati. Che cos'è la Sicilia? La Sicilia è una bellissima isola, ma è un'isola, un piccolo territorio in confronto a grandi paesi che sono oggi i nostri concorrenti, quali il Brasile, l'Italia, la Spagna, la Turchia. Quindi ci siamo detti, cosa facciamo? Competiamo sulla quantità partendo svantaggiati o ci focalizziamo sulla qualità e investiamo in tecnologia? E cioè, questo avete fatto? E questo abbiamo fatto. Oh, e questo si traduce in un grido di guerra che è Banzai. Banzai, sì. Perché? Perché la mia azienda è arrivata in Giappone 20 anni fa, forniamo dei succhi di limone giallo concentrato bellissimo. Perché al giapponese gli piace, perché il c'ha limone giallo? Perché c'ha la vitamina C, solo per quello. Ah. E perché è solare. E non in ultimo, un mese fa, dopo 3 anni di valigetta quasi da porta a porta, siamo stati i pionieri, la prima azienda al mondo a esportare un prodotto particolare a base aromatizzata di limone in Giappone, che verrà lanciato per una bibita particolare ad aprile prossimo. Beh, insomma, siamo allora, felici. Siamo i primi a fare quel tipo di limone per i giapponesi, sì. I primi a fare il formaggio olandese in Sardegna. No, non è finita qua, perché qua è tutto rose e fiori, ma invece no. Chiudiamo con una cosa che tanto rose e fiori non è, e cioè il fatto che noi siamo anche l'Italia dei comuni, in questo caso non del localismo, ma del sublocalismo,
dell'anfratto. Cioè, sì, tra di voi collaborate, perché notoriamente lei non è l'unica azienda che in Sicilia lavora l'agrume, naturalmente. Ecco, mi chiedo se c'è in qualche modo collaborazione e poi chiudiamo. Non molta, purtroppo, ce ne dovrebbe essere di più. I players siciliani di un certo livello sono o siamo 6 o 7 e noi non siamo ancora riusciti a trovare il connubio del competere collaborando. Ogni tanto perdiamo di vista il bene comune, ma diciamo che non è solamente un problema siciliano del comparto industriale oggi, ahimè, e questo non ci avvantaggia nella protezione del nostro prodotto al futuro. Noi però, con un altro partner siciliano, siamo riusciti a creare una joint venture, perché trattiamo lo stesso prodotto, quindi cerchiamo di fare massa critica sul mercato locale ed essere un po' più competitivi. Che è quella che è la cosa poi che diceva Fulvio Conti stamane abbiamo aperto, no? Il discorso sul fare rete. Grazie, sì. Simona, grazie. Simona Caratozzolo, grazie. La signora delle arance rosse e dei limoni gialli. Grazie mille. E adesso andiamo alla signora olimpica. Eh? Eh sì, eh? Eh sì. Vecchia. Ma che storia vecchia, una bella storia, dai, Olimpiadi, non si sente? Torino, Evelina Crestellente. Allora, che il gruppo Women and Expo tratti di donne e dell'Expo del 2015 è facile arguire. Due parole, proprio due, per dire di che si tratta, per cortesia, dottoressa? Ma intanto buongiorno, grazie per avermi invitata, Presidente Morelli e Presidente Squinzi. C'è qui Emma Bonino, io credo che insomma più di lei nessuno potrebbe dire, però tempo fa, dopo la candidatura vinta da Milano, Diana Bracco decise all'interno del gruppo speciale di lavoro Confindustria di istituire anche un gruppo Women and Expo. Emma Bonino e Marta Dassù col Ministero degli Esteri e con la Fondazione Mondadori hanno messo un grandissimo cappello, una grandissima internazionalità e una grandissima maternità, lasciatemi dire, a questa iniziativa, dove siamo confluite sia per la parte imprenditrici, quindi donne di Confindustria, ma anche delle Camere di Commercio, e la parte Women for Expo, coordinata appunto dal Ministero degli Esteri e con il grande ausilio organizzativo ovviamente di Expo e della Fondazione Mondadori, per cui in questo gruppo, che ha cominciato a riunirsi proprio pochi giorni fa a Torino, il 3 e il 4 di ottobre, in occasione del participant meeting di Expo, e si rincontrerà a breve a Roma il 13-14 novembre, poi ci sono altre iniziative, insomma ci siamo messe insieme e lavoriamo, ma le donne questo lo sanno fare abbastanza bene. Eh? Va bene, non ne abbiamo dubbi. Senta, dottoressa, le Olimpiadi le abbiamo fatte, l'Expo l'Expo la faremo. Ci sono anche polemiche sia sul passato che sul futuro. Ma quando mai non ci sono? Però io le, vabbè, però e anche a volte se sono fondate. Però le chiedo le opportunità vere di sia facendo rapidamente, ovviamente potrebbe scrivere un trattato. Su quello che è accaduto e su quello che sta per accadere. Ma, opportunità insomma, per il territorio, immagino. Dove. Io credo che per Torino e per il Piemonte sia stata un'occasione straordinaria quella delle Olimpiadi. Poi certo, i plebisciti li aveva solo Napoleone, poi però è finito a Sant'Elena, quindi insomma tutto sommato che ci sia un po' di sana contestazione prima e dopo trovo che va benissimo. Per il nostro territorio, Torino non era una megalopoli, era una città che comunque aveva bisogno di un rilancio, tutto il territorio ne aveva bisogno, senza nulla togliere alla Fiat e a quello che è significata per Torino negli anni prima, quello era cambiato. La manifattura non è più quella di prima, l'operaismo, che pure è una radice culturale fortissima per il nostro territorio, ha dei numeri non importanti, ci siamo inventati un'altra cosa. Per fortuna, diciamo che quello che è più importante, cioè la legacy, l'eredità che è rimasta sul territorio, è qualcosa di evidente e di duraturo, quindi non è che abbiamo fatto una cosa così per 15 giorni, ci siamo fatti vedere da tutto il mondo e poi abbiamo buttato la chiave. E questo è il passato, il futuro? E questo è il passato. E quello che sarà per Expo, è chiaro che insomma il discorso è un pochino più complicato, non ci sono le medaglie, non ci sono le gare, non dura 15 giorni, non ci sono le televisioni. Quindi bisogna costruire, e credo che Milano lo stia facendo molto bene, ciascuno di noi poi dà la propria mano per come può, nel piccolo, nel grande, nel medio, è un'impresa italiana, non dimentichiamocelo, non è Milano, è certamente Milano 2015, ma siamo tutti noi, quindi bisogna riuscirci e bisogna farlo bene. Io credo che avere un periodo di 6 mesi, perché tanto dura l'Expo,
dove tutti ci si metta insieme per dare l'immagine migliore di questo paese, l'ha detto il Premier Letta tutte le volte che ne ha parlato anche in consessi internazionali importanti, sia da interpretare proprio come una grandissima occasione di rilancio. Obama ha detto... Adesso Obama... Tra l'altro, mi pare che abbia detto che gli americani arrivano. Obama ha detto che vengono gli americani. Quindi parliamone, insomma. Mi pare che abbiamo un ambasciatore straordinario nel Presidente del Consiglio. Il Ministro Bonino, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, perché come donna, come Ministro, come esperta, entusiasta... Abbiamo capito che le piace il Ministro Bonino. È anche piemontese. No, è giusto, però abbiamo capito. Alec è piemontese. Non è un reato, ma l'abbiamo capito. No, non è affatto un reato, Ministro, assolutamente. No, ci troviamo bene. Ecco, vi trovate bene. Una cosa, Fulvio Conti parlava prima dell'effetto no tut. Il Ministro Orlando diceva... No tutto. Bisogna trovare dei meccanismi, perché il dissenso va ascoltato, le sollecitazioni alla base... vanno recepite, però poi a un certo punto mettiamo delle regole, perché sennò siamo a inseguirci. Domanda, sia per il passato che per il futuro: che livello di informazione e di comunicazione c'è stato, ci sarà e ci dovrà essere con la gente? Io credo che questo sia fondamentale, adesso senza voler assolutamente insegnare niente a nessuno, però proprio a proposito di Notave e così via, noi abbiamo cominciato a lavorare in Val di Susa subito dopo la candidatura, quindi nel 98-99, istituendo un grande tavolo di concertazione con le associazioni ambientaliste e soprattutto con quelli che stavano sul territorio, i sindaci, le comunità montane, quelle non erano in riva al mare, quelle erano proprio là. E quindi, insomma, siamo andati avanti insieme, quando abbiamo trovato dell'amianto naturale nella sede della pista da bob, abbiamo cambiato location, ci siamo confrontati e soprattutto abbiamo fornito delle compensazioni che sono state discusse insieme dal primo momento. Potevano essere i bacini idrici per l'innevamento artificiale che toglievano l'acqua ai cittadini, potevano essere i parcheggi, potevano essere i sottopassi, insomma adesso non stiamo lì a farla tanto pallottolosa, però ci siamo confrontati, lasciatemi dire che avendo cacciato lì una pista da bob e un impianto come quello del trampolino, noi di contestazioni obiettivamente, al di là di una dialettica naturale, non ne abbiamo avute. Quindi io penso, e ripeto, è una mia opinione, non voglio insegnare niente a nessuno, che se l'operazione TAV fosse stata un po' meno calata sulla testa all'inizio, senza l'informazione e la condivisione preventiva, forse si sarebbe arrivati a dei risultati migliori. Quindi, per arrivare al punto, ritengo che sia la comunicazione esterna, ovviamente, perché bisogna convincere fuori dalla Sardegna tutto il mondo, noi eravamo il regno di Sardegna, quindi siamo anche un po' parenti. Ecco, voglio dire, la comunicazione esterna sia sicuramente molto importante, ma la comunicazione interna, quella con chi lavora sui progetti, con le persone che tutte le mattine vanno lì e dicono facciamo questo e facciamo quell'altro, con gli stakeholder, col territorio, coi volontari, con chi deve costruire il progetto, non soltanto i giornali che lei ha citato giustamente in apertura di questa mattina, ma io credo che la comunicazione interna sia poi quella che fa sì che si lavori per un obiettivo comune, che la gente veramente sia convinta e che comunichi bene all'esterno. Evelina Cressellen, grazie. Grazie a voi. Allora, Alessandro, noi abbiamo, già vede che passo al nome proprio, perché come elemento, no, di solidarietà maschile, teoricamente noi avremmo quel tempo là, io le darò un pochino di più, però no, perché mi assumo la responsabilità, mi sono allargato con l'esperienza, però ho fatto bene, un po' di garanzia, grazie. Bene, siamo garantiti. Allora, Alessandro Cattaneo, vicepresidente vicario dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sindaco di? Pavia. Per? Dal 2009. Per il? Per il chi l'ha eletta? Centrodestra, PDL. Oh, per il centrodestra. E quindi sono doppiamente una categoria, come dire, protetta in via di estinzione. Uno, perché i giovani politici non sono molto diffusi. 3 anni fa dicevo a Jacopo Morelli a Capri, da questa stessa platea in cui mi fa piacere tornare, che avrei voluto perdere rapidamente il record di sindaco più giovane d'Italia. Sono passati 3 anni e ho ancora io la bandiera che avrei voluto cedere a qualcun altro. Questo, come dire, è un dato che ritorna, in cui sta dentro un po' la mentalità del nostro paese, ma in cui, dobbiamo dirlo qua in una platea di giovani, anche noi giovani, insomma, lo spazio dobbiamo prendercelo, non è che ce lo regalerà mai nessuno, e quindi dobbiamo metterci la faccia, sgomitare e fare le battaglie, ognuno nel suo campo, come cerchiamo di fare. A proposito di battaglie, ed essendo lei, il suo intervento sarà diverso da quelli che l'hanno preceduto, perché
queste persone hanno raccontato, invece io da lei vorrei delle risposte anche di natura politica. Certo. Cominciamo da, un termine che sembra un tabù, il federalismo fiscale. Mi permetta di dire che io nella mia percezione ho la sensazione che è un po' una fregatura. Scusi, il termine è rozzo, però... Cioè... Mi fa piacere, come dire, confrontarsi con idee anche diverse da quella che ho. Io sono un federalista convinto, non per il cognome che porto, che evidentemente certo, mi deve ricondurre Cattaneo, a un approccio federalista, ma perché sono convinto che dentro l'approccio del federalismo sta dentro l'approccio di virtuosità amministrativa, che ormai è una sfida che il nostro paese non può più rimandare. Oggi ho sentito molti, come dire, approcci critici al titolo quinto, quindi un'idea di neocentralismo. Io ho paura che se ci dividiamo tra un approccio neocentralista o federalista a priori, in realtà non cogliamo il centro del tema, che è l'approccio culturale alla pubblica amministrazione che noi dobbiamo avere. Se non inseriamo elementi di virtuosità, se non giochiamo una sfida che è innanzitutto culturale, sia che andiamo in una direzione, sia che andremo in un'altra, rischiamo di fallire. Io perché sono un federalista convinto? Perché credo che attraverso un approccio federalista, facciamo un esempio, la service tax, parliamo di cose che tutti conosciamo, io vorrei che la service tax diventasse l'unico elemento di fiscalità con cui il comune si autofinanzia, e rispetto a questa tassazione il cittadino cosa fa? Dà con un bel bollettino, sa a chi lo sta dando, sa quanto sta dando e può giudicare in termini di ritorno del servizio pubblico come il suo amministratore è in grado di rendergli quei servizi. E in questo modo generiamo una competizione positiva tra territori in cui il controllo non è più affidato quindi alle solite leggi, leggine, norme, normette, ma è affidato al cittadino che ogni 5 anni potrà dire: guarda, il mio autobus funziona e viaggia la metà del costo in cui viaggia dall'altra parte. Rimane e quindi il controllo non è più affidato, ripeto, a una cappa della burocrazia opprimente, ma alla trasparenza del rapporto tra amministrazione e cittadino. Questa è una sfida culturale. Scusi, mi perdoni, cioè solo per interloquire, un attimo, che se io però non voto, visto che lei ha detto che il voto conta, se io non voto in quel comune ma pago lo stesso... le imposte o patrimoniali sulla seconda casa o sui rifiuti, cioè io pago e basta e non ho alcun potere di condizionarla. Questo è il tema di come costruire la service tax, quindi non siamo già però più sul tema se e l'impostazione complessiva, ma di come strutturarla. Ed è vero che c'è un tema legato alla residenzialità, ovviamente. Però questo è un tema di confronto su cui noi anche comuni siamo pronti a entrare nel merito della situazione. Però io lo dico da vicepresidente, vogliamo attendere, arrivare a fare a meno dei trasferimenti statali in maniera che emerga in maniera chiara e trasparente la capacità di ogni territorio, anche in maniera competitiva, di esercitare una buona o cattiva amministrazione. I cittadini devono essere in grado di vederlo e giudicare rispetto alla capacità di governo della propria città. E sin qui siamo nella fase del come arrivano i soldi, no? E si può discutere come debbano arrivare. Poi c'è il problema, è la fase di come vengono spesi i soldi dai comuni. Ad esempio, cito volutamente un caso contestato, ma tutte queste società partecipate dai comuni, soprattutto i più grandi, ma non solo i più grandi. Ma, domanda retorica, siamo proprio sicuri che siano necessarie? Con la franchezza che mi appartiene le dico che no, non sono per niente necessarie. Anzi, è necessario in questo paese liberare le energie dell'impresa privata e liberarci di queste municipalizzate che, lo dico da vicepresidente dell'ANCI, in molti casi sono dei carrozzoni che hanno una visione più di logica politica che non di prospettiva industriale. Attenzione però anche qua, perché continuiamo a essere fermi al box? Per esempio, e qua dobbiamo dircelo, il referendum sull'acqua, che è stato venduto all'opinione pubblica come un referendum su, come dire, la necessità di mantenere la vocazione pubblica di un servizio essenziale, poi di fatto oggi è l'elemento che ostacola la libera, come dire, apertura alle imprese private in tutti i servizi pubblici municipali. Allora questo, voglio dire, la strumentalizzazione della cattiva politica, che in quel caso è avvenuta su un terreno referendario, non voglio avventurarmi su nucleare eccetera, essendo io, diciamo, no, il comparto energetico, non ne parlerò, però anche la buona politica è quella che spiega
chiaramente ai cittadini quello che stanno votando, e poi dobbiamo anche dire ai cittadini che rispetto a quello che hanno votato magari ci sono dei pasticci che poi bisogna rincorrere e sistemare, come quello delle liberalizzazioni che per il referendum sull'acqua oggi sono molto più complicate di prima. Ultima domanda che si lega alla prima cosa che lei ha detto. Lei ha parlato dei giovani e ha detto che devono anche farsi spazio col merito. Parliamo dei giovani amministratori. I giovani amministratori possono essere possono fornire un profilo per la prossima classe dirigente. Tra l'altro, ricordo a chi non lo ricordasse che Renzi è il rottamatore, ormai un po' meno, ma comunque diciamo non si autodefinisce più così. È il rottamatore nel PD e lui è il formattatore. Perché bisogna cambiare termine, ovviamente, il formattatore del PDL. No, perché quindi, sono ingegnere elettronico, quindi formattatore. Sono meno invasivo. No, ho finito la domanda. No, mi alza proprio come... Le alzo la palla, adesso sì. Adesso schiaccio. Le avevo detto che ci sarebbe stata solidarietà maschile, quindi vada. La ringrazio e ovviamente io credo che nelle amministrazioni locali, sono 8.000 comuni con migliaia di amministratori, ci possa essere non la classe dirigente del domani, ma la classe dirigente di oggi. Perché, al di là, guardate, delle appartenenze politiche, perché chi si cimenta con l'amministrare, innanzitutto deve avere un approccio responsabile. Deve alla fine ascoltare tutti e scegliere. E poi con la legge elettorale, almeno in quel contesto, chi è chiamato a governare la sera, lo sappiamo, e governa per 5 anni, i consiglieri comunali vengono eletti con delle preferenze che si cercano sul territorio, e poi tutti i giorni, quando camminano per la propria città, rendono conto del proprio operato direttamente vis-à-vis col proprio elettorato di riferimento. Queste sono, voglio dire, delle ricette che io vorrei tanto esportare a livello nazionale. Colgo la platea per dire che questa legge elettorale del Porcellum va assolutamente, velocemente cambiata e non vogliamo più sentire nessuna scusa da parte di tutte le forze dei partiti, perché è vero che a volte parlare di legge elettorale, come dire, sembra di non parlare dei problemi del Paese, ma quando poi abbiamo una classe dirigente troppo spesso inadeguata, quando abbiamo una classe dirigente che non risponde più al proprio territorio, quando la meritocrazia non riesce più a trovare spazio nella politica, allora ci rendiamo conto che forse anche parlare di legge elettorale significa fare un servizio a questo Paese. Sindaco Cattaneo, grazie a tutte voi, a grazie. Tutti voi.